A poco meno di 2 settimane dal via della seconda edizione del Rally 999 Minuti Historic, l'associazione R2 Team, organizzatrice dell'evento, ha dovuto, indipendentemente dalla propria volontà, trovare una nuova sede per partenza e arrivo della gara. Essendo infatti venuti meno gli accordi presi con la città di Gagliate, il centro logistico dell'evento è diventato, in tutto e per tutto, il centro commerciale San Martino 2, il cui parcheggio era già stato messo a disposizione della gara per ospitare, come già nel 2013, le operazioni di verifica delle vetture partecipanti. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto, sì, per noi è un gradito ritorno. Come l'anno scorso, il rally dei 999 minuti passerà da San Martino. Quest'anno, diciamo, abbiamo cercato di essere ancora più coinvolti perché, oltre alle verifiche, ci sarà la partenza e l'arrivo il 7 e l'8 di novembre nel nostro parcheggio privato, dove metteremo a disposizione di tutti i concorrenti e di tutta l'organizzazione le nostre capacità, ecco. In virtù di questo spostamento anche il programma della gara ha subito alcune modifiche. Non ci sarà più la cerimonia di partenza prevista per la serata di venerdì 7, ma è rimasto l'obbligo per i concorrenti di condurre le vetture entro le 18:30, ma con orario di ingresso libero, nel parco partenza allestito al San Martino, nella stessa area dedicata alle operazioni di verifica. La gara prenderà il via quindi a tutti gli effetti sabato 8 novembre alle 7:31 dal centro commerciale San Martino 2 e si concluderà nella stessa località alle 19:39 con al seguito le premiazioni sul palco d'arrivo. Tutto invariato invece il resto del percorso, con le 4 speciali Ailoche, Valverde, Giunchio e Ponte Sales da percorrere 3 volte, e i riordini a Valduggia al termine di ogni tornata di prove.